Ciao Riccardo, allora, prima convocazione in nazionale, prima esperienza con Nick Mallet come allenatore. Come ti stai trovando in questi primi due giorni? Molto bene, abbiamo iniziato ieri con gli allenamenti. Il primo impatto è stato molto positivo, un bel gruppo, c'è un forte legame tra lo staff tecnico e i giocatori, c'è un coinvolgimento di tutti. E c'è stata una buona risposta da parte di tutti i giocatori durante l'allenamento. Credo sia un ottimo tecnico, ho visto da quanto potevo vedere, segue molto, si rende partecipe, ci stimola nei momenti più intensi e difficili, quindi una buona impressione. Se ne parla tanto, ma pochi conoscono veramente come funziona e come può far crescere un ragazzo giovane. L'Accademia, cosa ti ha dato, come sono stati questi due anni? Due anni molto intensi, all'inizio un po' difficili e a fine di questo biennio mi posso ritenere molto soddisfatto, mi ha dato molto, sia dal punto di vista sportivo che umano. Siamo stati seguiti molto bene da uno staff, Gianluca Guidi, Romagnoli, Michele Colosio. Abbiamo avuto due anni molto intensi, siamo cresciuti molto, abbiamo visto i risultati. E secondo me è un ottimo progetto che la federazione deve continuare a sostenere, perché mi sono reso conto e ho avuto la fortuna di toccare con mano che i miglioramenti sono stati notevoli e ho notato la differenza con i ragazzi che non hanno potuto partecipare, in quanto abbiamo seguito un percorso di allenamenti molto più costante, intenso, ci ha dato molto. La tua prossima stagione, cosa ti aspetti dal club, dal campionato e magari anche dalla nazionale? Dal club spero di avere la possibilità di giocare il più possibile, non sarà facile perché comunque ho la concorrenza di Myring, un giocatore molto forte inglese, quindi spero di giocarmi le mie carte, di avere la possibilità di farlo, e se farò un buon lavoro comunque credo che la nazionale sia una conseguenza. Se avrò la possibilità di lavorare bene, di giocare e di dimostrare, penso che verrà da sé. Comunque rimane il mio obiettivo principale, quindi lavorerò duro per arrivare a quello.